A Nanni è già tempo di Coppa Italia, il Bellareggia Marina 1956 di mister Luca Fusi ospita l'Alfonsino, scontro inedito tra le due formazioni per quelle che concerne la Coppa Italia con il supporto di Giacomo Alpini. Passiamo subito alle azioni salienti del match che si prolungherà fino ai tempi supplementari. Il Bellareggia Marina 1956 maglia rossa spinge subito sull'acceleratore, Bella Vista mette al centro, Facundini spara botta sicura, grande l'intervento di Iallo. L'iniziativa dei padroni di casa prosegue, qui Vitali viene stoppato opportunamente in corner. L'occasionissima capita sui piedi di Fusi, lasciato completamente solo in area di rigore, dimenticato dai difensori avversari, il centrocampista non ci crede manco lui e spreca così. L'Alfonsine si vede con l'asse di Mauro Paolo, la tempestiva uscita di Ramenghi evita il peggio, sulla rimattuta Paolo trova la difesa bellariese a negargli la gioia del gol. Il duello tra i portieri di casa e l'attaccante in maglia numero 10 si ripete con l'altra uscita tempestiva dell'estremo locale. Si fa vedere anche Vitali, tiro del numero 9 finisce fuori. L'Alfonsine replica con una doppia conclusione, Diarra chiama l'intervento Ramenghi, poi la volta di Diagne che è servito da Paolo, calcia di poco alto. Finale di tempo pazzesco, Bella Vista scatta sulla fascia, traversone al centro, salvataggio sulla linea di porta ad opera della retroguardia dell'Alfonsine. Facundini poco dopo chiama l'intervento Iallo. Nel finale arrivano due colpi di testa di Zanotti, entrambi da calcio da fermo, prima dall'angolo e poi seconda battuta da un calcio di punizione. Squadra a riposo sullo 0-0, nella ripresa Bella Vista scalda subito i guantoni a Iallo. Da punizione Zanotti di testa chiama la deviazione in corner allo stesso portiere ospite, apparso un po' incerto in questo caso. Altra punizione, Paolo non inquadra il bersaglio, è la volta di Colonnello che chiama invece questa volta la presa a terra Ramenghi. La punizione di Bella Vista dall'altra parte si spegne alta, in contropiede capita l'occasionissima Paolo, incredibilmente l'attaccante si divora il gol vittoria. Non fa meglio il partner offensivo di Mauro, conclusione sul fondo anche per lui dopo una lavorata azione. Si va ai supplementari, Di Mauro in contropiede viene stoppato da Ramenghi, ma gli ospiti vanno in gol con Colonnello poco dopo, che deve solo depositare il pallone in fondo alla rete. Facundini prova a rispondere per i suoi, tentativo a dimenticare. Nel secondo tempo supplementare Bella Vista solo a tu per tu davanti a Iallo si lascia ipnotizzare da quest'ultimo. Nel finale Paolo si porta al tiro ma Ramenghi blocca e all'ultimo soffio di vento Meluzzi in velocità chiama l'intervento, salva il risultato Iallo che garantisce il successo all'Alfonsine per lo 0-1 finale.